Salve. È questo l'hotel Excelsior Matto Pazzo? Oh sì. Potrò stare una notte nella suite imperiale. Fermo, signora, ma che sta facendo? In questo hotel ci possono fare tantissime attività. C'è il mini club. E quindi cos'è che dobbiamo fare? Lo slime. Come prima cosa si prende una colla. Io l'ho presa rossa. Ok. Quella dei me contro te con la magica. Lascialo. Adesso tu devi fare così. Così? Sì. In che senso così? Così però qui, sopra la ciotola. Perché è importante versare la colla attraverso un cerchio. Ma non c'è bisogno di versarla attraverso un cerchio. Lo dico io cosa c'è bisogno, vado in questo modo. Aiuto, aiuto, non mi sporchi però, va bene? Dai, piano, piano che vola dovunque la colla. E si deve rischiare di sporcare il cerchio. No, non si deve sporcare il cerchio perché il cerchio sono delle mie braccia e le mie braccia non si devono sporcare. A questo punto dobbiamo aspettare 3-4 ore per farla scendere tutta fino all'ultimo goccio. E io che devo stare 3-4 ore così? Sì, deve scendere proprio tutta. No, non posso rimanere 3-4 ore così, per favore, va bene così, già è abbastanza colla. Ci possiamo fermare? Aspettiamo. No, non aspettiamo più, basta, va bene, togliamo la colla, per favore. Aspettiamo. Ragazzi, mi fanno male le braccia, non ce la faccio più a stare così. C'è l'ultimo goccettino. Va bene, basta. Via questo goccettino. Ok, abbiamo messo la colla. Adesso basta aggiungere il bicarbonato e il liquido per lenti. Perché, come no, le ho detto, non io esiste so fare completamente la colla. A questo punto le deve dire 34 volte gattini. Perché dovrei dire 34 volte gattini? Perché è un ingrediente dello slime. Dire 34 volte gattini. In questo modo lo slime verrà dolce e carino perché lei ha detto la parola gattini. In più adesso il cerchio anziché farlo così deve farlo così. No, no, ma così è impossibile. La colla mi cadrà sicuramente dalle dita. Gattini. No. Già sento la colla nelle dita. Mi stai sporcando tutte le dita. Può aggiungere anche cagnolini. Cagnolini. Cricetini. Schifezze nelle dita. Coniglietti. Colla tutta appiccicata nelle mani. Gattini. Che schifo. Ok. Profuma. Che profumo. Ragazzi, non so se lo vedete, ma ho le dita totalmente sporche di colla blu. Ecco, tutta appiccicosa, che schifo. Adesso passiamo ai glitter. Tutto ok? Allora, va bene, i glitter cosa devo fare? Immagino che devo fare un cerchio ancora più piccolo. Esatto, proprio così. Ma tutto nelle mani me l'ha buttato. Ma forse me l'è caduto un po' troppo. Ma che schifo, ma come l'è caduto un po' troppo? Ha messo un chilo. Ho messo un chilo di glitter. Sì, non ce la faccio, non arriverò a fine video di questo passo. Mi dispiace averli messi tutti. Ormai non si possono più togliere, a li abbiamo messi. Punto, chiudiamo gli occhi e meditiamo su quanto abbiamo fatto di sbagliato. Dobbiamo chiudere gli occhi. Per un minuto di silenzio per questo. Ah, ok. Glitter. Finalmente, ragazzi. Un minuto di silenzio. Possiamo stare tranquilli per almeno un minuto. Chiudo gli occhi. Finito! Dopodiché mettiamo il colorante per alimenti. Va bene, va bene. Mette pure il colorante. Io la guardo. Non si mette mica così. No, come si mette? Dammi le mani. No, il colorante sporca. Sì, no, sì, ti prego. Sì, no. Sì. No, il colorante no. Facciamo così, cerchio grande. Cerchio piccolo. No, cerchio grande, per favore. Cerchio piccolo. No, no. Così. No. Mi sporchi le mani e mi rimangono le mani tutte sporche per sempre. Cerchio piccolissimo così. Cerchio piccolo così. Non mi sporcare però, per favore. Chi lo sa? Signorina, non mi sporchi. Aiuto. No, nelle mani no. Nelle mani no, nella ciotola. Ok, nella ciotola. Va bene, dai. No, più vicino. Ok, va bene, abbiamo messo il colorante. Ma poi che schifo di colorante è? Gel. E vuole messo nei capelli? No, non è il gel per i capelli. A questo punto mescoliamo. Ok. È pazza! Ha fatto volare i glitter ovunque. Bisogna mescolare in maniera energica. Ok, posso mescolare io? Ah! Che schifo.
che governante, lei sta sporcando tutto, ci sono glitter ovunque. Guardi, se mescola piano non cambia niente, si può fare allo stesso modo, rilassati e tranquilli, così si gode il momento, si gode il relax. Ok, adesso ho fatto molto. Mi ringrazi perché le ho fatto fare qualcosa. Ma l'ho fatto proprio un secondino, magari un altro minuto. No, non esiste. Forse ho messo troppi glitter. Già, me ne sono accorto. Io non so se questo slime verrà. Quindi glielo dico, non pianga se poi alla fine non viene. No, non fa niente, non piango, va bene. Me lo devi promettere. Ma glielo prometto. Non piango. Dica, non piango. Non piango. È veramente pazza. No, perché a volte, quando poi lo slime non riesce, sì, qualche cliente si è messo a piangere. Addirittura. Sì. Ma c'è un piccolo problema. Con tutti questi glitter che ha messo, non si vede neanche più il colore della colla. Cioè, potrebbe essere nera, marrone. E invece c'era quel bel azzurro, quel bel rosso. Ah, niente da fare. Addio colla. La verità dello slime, sì, è che soltanto tu sai il vero colore. È un segreto. Vabbè, ma non deve essere un segreto, uno lo può vedere. Ecco qua, prendiamo il bicarbonato a questo punto, ragazzi, e lo andiamo a mettere sulla colla. Io non capisco, chi l'ha detto che poteva prendere questa ciotola? L'ho pensato io, perché ho visto che già è ben mescolata la colla con i glitter e quindi credevo che potesse diventare adesso slime. Credeva male. Adesso lei deve prendere questo bicarbonato e toglierlo. Ma è impossibile, come faccio a toglierlo? È già a contatto con la colla, si è mescolato tutto. Guardi, facciamo così, lo mescoliamo velocemente. La la la, lululu, ed è sparito. Ragazzi, io ve lo dico, se lo slime non verrà è colpa di lui. Io dico che verrà benissimo. Guardi, aggiungiamo un altro pizzico per sicurezza. Io lo dico. Mi sta facendo diventare pazzo come lei. Venga, aggiungiamo adesso il liquido per lenti. No, ma così questo schizza dappertutto. Io ve lo dico che bisogna mescolare in maniera energica. Ma non c'è bisogno, ma chi l'ha mai detto? Che deve essere fatto così? Aiuto, mi fa paura. Ok. Chi lo sa se verrà? Sì, verrà sicuramente, però deve mescolare bene e non in modo pazzo. Chi lo sa? Ecco, così va bene. Ok, perfetto. Le ho per caso detto che è il momento di parlare in modo strano? Al massimo in modo strano. Ok, mi scusi, non dico più parole strane. Perfetto. Ragazzi, cioè, questa parla per un'ora in modo strano, dice buongiorno lololo, e poi io, perché ho detto perfectio, sono arrabbiata. Che sta facendo? Ma se vuoi pregare a fare questo slime, prendiamolo con le mani a questo punto. Ecco, lo slime è pronto. Gliel'avevo detto che riusciva. È perfetto, guardate. Bisogna pulire la ciotola adesso in questo modo, perché non possiamo lasciare sporcizie. Intanto io mi godo lo slime, ragazzi, è bellissimo. Guardate qui, lo slime blu. È un blu super intenso. Ma hai visto nulla di simile? Perfetto, adesso lo prendiamo. E lo buttiamo. No, ma come lo buttiamo? Lo slime serve adesso per pulire la ciotola. Ma come per pulire la ciotola? Io faccio lo slime per pulire la ciotola sporca di slime. Ma non ha senso questo discorso. Cioè, lei fa lo slime per poi pulire la ciotola con cui ha fatto lo slime. Se lei vuole proprio giocare, io gliene do un pezzettino. Così gioca. E con questo pezzettino come dovrei giocare? Scusi, è un po' troppo piccolo, non crede? Ci vuole molta immaginazione. Ok. Comunque, ragazzi, intanto che la nostra governante pulisce la ciotola, noi mandiamo un bacione grandissimo e mi raccomando, iscrivetevi per continuare a seguire questa storia e scoprire come andrà a finire. Aiutami! Ho detto aiuto adesso. Cliccate qui per vedere i video di ieri, mentre davanti la governante è un altro video divertentissimo. Noi mandiamo un bacione, un abbraccio e ci vediamo domani con la nostra avventura. Ciao! Qui esce tutto!